La storia d'amore fra Rosalinda Celentano e Simona Borioni, salita agli onori delle cronache gossip dopo il comunicato ANSA con il quale la figlia del molleggiato ne comunicava la fine, torna a far parlare di sé, stavolta grazie alle dichiarazioni dell'altra parte in causa. Simona Borioni, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha spiegato il suo punto di vista sulla fine della storia con Rosalinda. Lei aveva parlato di incapacità di amare, Simona sostiene che siano stati i problemi della Celentano con l'alcol a rovinare tutto. Il problema della dipendenza dall'alcol è uno dei motivi che hanno portato alla separazione. Quando le problematiche di Rosalinda sono riaffiorate, io non ho più tenuto botta, non ce l'ho più fatta, ha spiegato Simona, che ha anche sottolineato che avrebbe voluto aiutarla di più, magari insieme alla sua famiglia. Io non ho mai conosciuto la famiglia Celentano. Credo che se io e la sua famiglia ci fossimo tenuti per mano, saremmo riusciti meglio a fare da cuscinetto e da rete ai disagi e alle problematiche di Rosalinda. Separati non si possono ottenere gli stessi risultati. Io, per 4 anni, Rosalinda me la sono vissuta completamente da sola, ha dichiarato ancora la Borioni.